Tutta la creazione è una sinfonia di suoni e vibrazioni. Quelle della musica interagiscono con il nostro organismo. Avrete notato anche voi quanto una canzone può cambiare il vostro stato d'animo, farlo passare da triste a allegro a gioioso. Quando una musica contiene determinate parole e determinate frequenze, può portare l'armonia nel nostro corpo, curarci. Margherita De Thomas ha incontrato per noi Rino Capitanata, che da anni sperimenta la musicoterapia. La musica calma la mente, rilassa il corpo, crea incanto e armonia interiore. Davvero può diventare strumento di cura? Alcuni esperti ne sono convinti. Ha scelto di vivere accanto a un lago ai piedi delle Dolomiti, luogo ideale per cercare ispirazione, il musicista Rino Capitanata. Le composizioni si rifanno alla natura e ai suoi ritmi, alla luce, alla bellezza degli elementi nelle stagioni, alla forza delle piante a primavera. È nato ad Amalfi, ha dentro di sé la memoria del mare e ha trovato in montagna motivi di sperimentazione. Insieme ad altri ricercatori sparsi ormai in tutto il mondo, da 20 anni studia metodi per il benessere. Non solo musica emozionale, ma ricerca scientifica sulle frequenze nate dall'intonazione, da un tipo di accordatura particolare degli strumenti, secondo conoscenze antiche e quasi dimenticate. La musica è nata a 432, Mozart, Beethoven, tutti i grandi musicisti hanno utilizzato questa accordatura. Nell'ultima guerra hanno capito che questa accordatura dava rilassamento e benessere alle persone. Avevano bisogno di popolazioni attive per giocare alla guerra e quindi hanno spostato a questa accordatura a 440 che arriva alla mente e ti dà quel senso di eccitazione e basta. La musica 432 invece è curativa perché arriva al cuore e dal cuore si propaga. Frequenze musicali che entrano in risonanza con le frequenze di base del nostro organismo. I musei della montagna creati dal re degli 8000 Reinhold Messner trasmettono queste melodie usate anche per documentari e film. Alcune compagnie aeree le stanno utilizzando durante i voli. Atmosfere che suscitano sensazioni piacevoli, armonie si adattano a trattamenti curativi. Psicologi e terapisti le analizzano, ospedali e cliniche le sperimentano per le cure complementari a patologie fisiche e mentali, nuove frontiere dello star bene. Sono circa 120 produzioni, tantissime sono per l'estero. Tante malattie vengono da stress e emozioni bloccate. La musica ha questo potere, dove non arriva un medicinale, dove non arriva un bisturi. Può arrivare la musica. Hanno scoperto ultimamente che nel DNA c'è una vibrazione. Noi siamo vibrazioni. La musica parla a livello vibrazionale. Dei lavori che ho fatto per l'ospedale ne sono diversi, per l'ospedale di Gallarate, per i cardiopatici. Hanno sperimentato questo CD in queste cliniche. Per tutti coloro che avevano subito un infarto, facevano ascoltare questa musica 2 volte al giorno, con dei ottimi risultati. E tra le soddisfazioni di Rino Capitanata vi è anche quella di aver suonato il pianoforte appartenuto al padre della psicologia del profondo, Carl Gustav Jung. Per tutti i vostri ascoltatori, un brano a 432 che lo facciamo nascere in questo momento.